Bene, buonasera a tutti, grazie per essere qui. È un piacere oggi avere un altro appuntamento della serie di conferenze del progetto VIS. VIS sta per Immersioni Virtuali nella Scienza, Virtual Immersions in Science, ed è il programma di outreach della Scuola Normale con cui la scuola si propone di diffondere la cultura scientifica e di avvicinare in un certo senso chi fa ricerca con chi non la fa. Quindi far capire a chi non fa ricerca che cosa vuol dire essere ricercatore, quali sono le sfide che un ricercatore affronta oggi e in che cosa consiste anche la giornata di un ricercatore. Il progetto VIS è nato da una decina di mesi ormai. E ci sono due attività principali che abbiamo avviato fino a questo momento. La prima sono le visite al Cave 3D, che si trova all'ultimo piano di questo palazzo, fa parte del Dreams Lab, ed è un laboratorio per la visualizzazione immersiva e virtuale dei dati scientifici. Abbiamo organizzato delle visite all'interno di questa stanza in cui uno può realmente immergersi nei dati scientifici e interagire con essi. E adesso momentaneamente ci sono dei lavori all'interno del Dreams Lab, ma le visite riprenderanno probabilmente da febbraio. E naturalmente ringraziamo sia i ricercatori del Dreams Lab che il professor Barone che lo dirige. L'altra attività principale è quella a cui state partecipando oggi, ovvero sia una serie di conferenze di carattere divulgativo, intitolata La scoperta che mi ha cambiato la vita, in cui scienziati italiani del massimo livello parlano delle loro scoperte. Sono invitati scienziati delle cinque aree principali del progetto VIS, che sono cosmologia, chimica, biofisica, fisica delle particelle e archeologia, e quindi a rotazione uno speaker o della Scuola Normale oppure di università italiane viene a spiegare la propria attività di ricerca. Lascio adesso la parola, ringrazio la professoressa Nicoletta Landsberger per aver accettato il nostro invito, lascio la parola al dottor Gimiratto, che è il coordinatore scientifico dell'area di biofisica, che può introdurla adeguatamente. Grazie. Nicoletta ha iniziato la sua storia, almeno nella scienza, un po' più di 20 anni fa. Se c'è un filo, direi che è il DNA, in tutti i sensi, nella storia della sua ricerca. Per una decina di anni, si è occupata di, diciamo, modifiche epigenetiche, del nostro genoma, mi sembra un punto di vista preferenziale era quello della ricerca oncologica. Poi a un certo punto, all'inizio degli anni 2000, per motivi che non conosco ma che poi stasera chiederò, ha virato completamente, ha iniziato a lavorare sulla sindrome di Rett, una malattia neurologica estremamente interessante che l'ha un po' contaminata di una specie di fuoco sacro. Perché ha fatto molti proseliti, tra cui noi, che hanno iniziato anche a studiare questa cosa così terribile, ma anche così affascinante. È una persona molto entusiasta ed è un vero piacere averla qui. Grazie di essere venuta e aspettiamo di sentire cosa ci dici. Beh, allora, intanto buonasera a tutti e grazie a Gimiratto per la presentazione. E spero che quello che ho preparato oggi in realtà per questa breve chiacchierata vada bene, perché effettivamente l'ho pensata proprio per un pubblico molto laico, quindi in realtà, e qua contraddico quello che è stato detto proprio all'inizio, non parlerò di miei esperimenti, ma parlerò di due esperimenti fatti da altre persone che sono però quelli che mi hanno cambiato la vita e che forse mi hanno dato quell'entusiasmo poi per la sindrome di Rett. Quindi attraverso praticamente qualche episodio della mia vita personale, quello che cercherò di raccontarvi è sostanzialmente, prima di tutto, quella che è la mia grande passione scientifica, che è appunto, adesso devo riuscire a capire come funziona, sì, la sindrome di Rett, però io non riesco ad andare nella posizione giusta. Ecco,
Allora niente, che è la sindrome di Rett, ma volevo anche raccontarvi alcuni concetti secondo me fondamentali della ricerca biologica di cui spesso si sente adesso parlare sui giornali, ma che forse non sono così immediati per tutti, la differenza tra ricerca di base e ricerca cosiddetta traslazionale, e forse anche raccontarvi un pochettino quali sono secondo me i grandi ingredienti di questo lavoro, che poi sono semplici perché, come li potete vedere in fondo, io credo che questo lavoro lo possa fare chiunque. L'importante è avere una grande passione, un grande impegno, e secondo me contribuisce, come vi farò vedere parlando appunto di quello che mi è successo nella mia vita, un po' anche la fortuna, essere nel momento giusto, avere fatto per caso una scelta che poi si è verificata quella giusta. E quello che ha di bellissimo questo lavoro, secondo me, è anche che ci offre l'opportunità di lavorare sempre a contatto con i giovani, che dobbiamo ringraziare sempre, perché di fatto sono loro che, mentre io sto parlando qua, sono al bancone a fare per noi gli esperimenti, e ci danno anche l'opportunità, come vedrete alla fine, di incontrare delle persone bellissime, come possono essere i genitori dei pazienti, ma anche colleghi in tutto il mondo. Allora, la storia di me come ricercatrice nasce in realtà quando io sono al liceo, a 17 anni, io facevo un liceo classico, vengo da una famiglia dove la scienza è negletta, una famiglia dalla cultura totalmente umanistica, e ai tempi non si studiava il DNA, non si sapeva nulla, non ci insegnavano le leggi fondamentali della genetica, quindi io non sapevo nulla di biologia, ed anzi, mentre preparavo queste slide, mi sono ricordata che il voto più basso che ho preso l'ho preso in chimica. Ho preso ben da 2 al 3, quindi nessuna passione. E fino a quando però una sera a 17 anni a casa dei miei genitori c'è un famosissimo pediatra milanese, il dottor Marcello Bernardi, il quale, per ragioni che non ricordo, racconta le leggi di Mendel, che non so se voi conoscete, ma che io oggi vi racconto attraverso quello che ricordo dalle sue parole, perché mi servono poi per spiegarvi in parte il perché della sindrome di Rett, o meglio, perché la sindrome di Rett affligge le bambine. E Marcello Bernardi ci racconta come di fatto possano essere, come viene ereditato il colore degli occhi, cioè sostanzialmente si sofferma a spiegare agli invitati a cena, i miei genitori e altre persone, cosa succede se una persona ha gli occhi verdi e fa un figlio con una persona, per esempio, con gli occhi blu, e racconta perché c'è un'alta probabilità che il figlio abbia gli occhi verdi, oppure perché magari due individui che hanno gli occhi verdi hanno poi un figlio con gli occhi blu. E che cosa ci viene a raccontare? Ci viene a raccontare quello che forse per tutti voi è oggi ovvio, vi assicuro che per mia madre non lo è ancora adesso in realtà, ed è che tutto quello che noi siamo, come diventiamo, la predisposizione alle malattie, lo dobbiamo alla nostra informazione genetica, cioè al DNA. Il DNA è un filo, come è stato detto oggi, un nastro. Abbiamo 2 metri di DNA all'interno di ogni nostra singola cellula, e all'interno di questi 2 metri di DNA sono contenute delle informazioni, delle parole. Ogni parola la possiamo chiamare un gene. L'insieme dei nostri geni sono circa 20.000 i nostri geni, e l'insieme dei nostri geni determina quello che appunto siamo, come appariamo e così via. E però quello che è importante anche tenere a mente è che ogni nostra cellula ha esattamente lo stesso tipo di geni, la stessa informazione, eppure le nostre cellule sono molto diverse. Una diventa una cellula del sistema nervoso, una diventa un muscolo, una va a fare le cellule che andranno a costituire il polmone e così via. Ok, quindi questo com'è possibile? Perché non tutte le parole vengono lette ed esprimono la propria informazione contemporaneamente, ma qualcuna è accesa ed esprime la propria informazione, quindi qualche gene è attivo e qualche gene non lo è. Ok, ma allora torniamo ai nostri occhi. Allora, noi abbiamo quindi, per ogni gene, noi abbiamo 2 copie. Una ci viene data dal padre, una ci viene data dalla madre. Allora, possiamo immaginare che il padre abbia gli occhi verdi, la madre abbia gli occhi blu. Padre mi dà l'informazione verde, la madre mi dà l'informazione blu, e il risultato qual è? Il risultato qual è dipende da quale delle 2 informazioni domina. Quindi noi diciamo che i geni possono avere delle diverse varianti, che chiamiamo alleli in gergo, e gli alleli, uno potrà essere dominante o recessivo. Quindi se si incontrano 2 alleli uguali, l'informazione è chiara, è quella. Se si incontrano 2 alleli differenti, l'informazione che si manifesta
è quella dominante. Questo è qualcosa che è stato scoperto tantissimo tempo fa, scoperto da un frate che si chiamava Mendel, e l'ha scoperto semplicemente guardando come veniva ereditato il colore dei fiori, piuttosto che poi il... no, sì, il colore dei fiori, Mendel in realtà è un pisello odoroso. Bene, questo era quello che Bernardi ci stava spiegando a tavola, e quindi in realtà Mendel che cosa ci dice? Quello che ci dice, no, abbiamo detto che non si vede, quello che Mendel ci dice è che se immaginiamo di avere un individuo, quindi con gli occhi verdi, possiamo immaginare che questo abbia due copie, due informazioni verde-verde, quindi tutte le sue cellule, noi li chiamiamo gameti, tutti i suoi spermatozoi, per esempio, porteranno l'informazione verde. Fa un figlio con una donna che ha solo l'informazione blu, che sappiamo essere recessiva, quindi lei ha informazione blu-blu, tutte le cellule uovo saranno blu. Il risultato, uno spermatozoo, informazione verde, si incontra con un uovo, informazione blu, l'unica possibilità sono in forma verde-blu, l'occhio è verde. Quindi tutti gli individui, perché domina, abbiamo detto che il verde domina, tutti i figli avranno gli occhi verdi. Così è semplice da capire. Ma il quadro si complica, perché? Perché potete immaginare di avere che due individui, uno con gli occhi verdi e un altro con gli occhi verdi, fanno un figlio assieme. Ma entrambi, per esempio, hanno un'informazione nel proprio DNA verde-blu. Ok, però siccome il blu è recessivo, abbiamo detto, non la si vede. Quindi loro hanno gli occhi verdi, ma possono fare spermatozoo o uovo che porta l'informazione o verde o blu. Se provate a disegnare quella tabellina che vedete qua rappresentata, è molto semplice. Uno potrà fare quindi una cellula uovo con l'informazione verde o con l'informazione blu, che si incontrerà con uno spermatozoo o con la cellula con l'informazione blu o con l'informazione verde. Per un puro calcolo statistico, una volta su quattro l'individuo che nascerà avrà gli occhi blu, le altre tre volte avrà gli occhi verdi. È solo una combinazione di incontro di due caratteri. Ok, questo è quello che Bernardi mi spiega e io rimango affascinata. E ci va avanti nella spiegazione e ci racconta anche che allo stesso modo, quindi con la stessa spiegazione potete capire perché in una famiglia in cui da tanto tempo non si vede comparire l'occhio blu, può di colpo comparire l'occhio blu, perché in realtà era portata come informazione recessiva che non si manifestava, ma che era presente, latente nel genoma sostanzialmente. Poi ci racconta anche che la popolazione va sempre più crescendo in statura, proprio perché l'informazione alto domina. Quindi basta che ci sia una copia di gene alto per cui la popolazione tende ad alzarsi. E così va avanti, e così vale per la miopia, per cui diventiamo tutti sempre più miopi, eccetera, eccetera. Tutti questi racconti mi affascinano moltissimo e quindi quello che decido di fare è di informarmi un pochino di più, cioè decido di leggere qualche cosa, non ero affatto una lettrice ai tempi, e quindi decido di leggere il libro della Rita Levi-Montalcini, ovviamente che tutti voi conoscete, che spiega la sua esperienza di donna, di ricercatrice in un periodo difficile, l'esperienza all'estero, il mondo anglosassone, eccetera, e un libro classico della genetica del dottor Monod, che è un altro premio Nobel, che parla appunto di eredità, di DNA, di come il DNA viene regolato, e così via. E questi due libri mi bastano per decidere. Io a 17 anni decido che farò la biologa. E questo è quello che è successo, per cui mi sono laureata, come vi hanno spiegato prima, in biologia a Milano, poi ho fatto il dottorato in biologia molecolare a Milano, poi, come avevo già deciso leggendo il libro della Rita Levi-Montalcini, sono andata negli Stati Uniti per 5 anni, dopodiché ho deciso di tornare. E sono tornata e sono diventata prima ricercatore, poi professore all'Università dell'Insubria ed oggi ho due laboratori di ricerca, uno all'Università dell'Insubria, per capirci Varese, e l'altro invece a San Raffaele di Milano. E questo è il gruppo di ricerca, questo era qualche anno fa, adesso è un pochettino più piccolo, causa crisi economica che tutti conosciamo, ma comunque il gruppo di persone che lavorano con noi, che come vedete potete vedere, sono estremamente giovani. Ma allora la domanda è, di che cosa mi occupavo? Beh, all'inizio io facevo quella che viene chiamata la ricerca di base. Che cosa vuol dire fare ricerca di base? Significa cercare come funziona
un meccanismo all'interno delle nostre cellule, oppure perché sono una biologa molecolare, oppure come le cellule possono parlare tra di loro, i biologi cellulari. Comunque cercare come funziona qualcosa senza nessuna immediata ricaduta per la società, né in campo economico né in campo sostanzialmente di salute, alimentare, quello che volete, è pura conoscenza. Questa è la ricerca di base. Questo è quello che io facevo e che ho fatto fino a che sono stata negli Stati Uniti. E di che cosa mi occupavo? Mi occupavo di questo filo, di questo nastro, questi 2 metri di DNA che stanno dentro uno spazio che misura un 100.000 volte più piccole di un metro, sostanzialmente, ok, 10 micron. Quindi uno spazio ridottissimo. Come fa il DNA così lungo a stare in uno spazio così piccolo? Ci sta perché viene condensato, viene accorciato. Lo vedete rappresentato qui? Per capirci, immaginatevi il filo del telefono. Il filo del telefono è molto più lungo, ma è una spira, e la spira ci permette di fargli occupare un pochino meno spazio, però se camminiamo intanto lui si allunga, no? Il DNA fa qualcosa di simile, grazie all'unione con delle proteine, si condensa, occupa sempre meno spazio, fino a condensarsi di 20.000 volte oltre. Eppure, nonostante sia così fortemente condensato, continua a esprimersi, cioè quel gene che deve accendersi, quel gene lì, tra i 20.000, deve accendersi in un certo momento, deve parlare, deve mettere il suo messaggio con una certa intensità, e lo fa in maniera giusta, perché se non lo fa in maniera giusta iniziano i problemi. Ecco, di questo io mi occupavo sia a Milano che poi negli Stati Uniti, e che mi piace rappresentarlo con quel piatto di spaghetti, perché quello che noi ci immaginiamo, immaginatevi il nucleo della cellula dove ci sta il DNA, lo immaginiamo come se fosse un enorme piatto di spaghetti. Gli spaghetti sono il DNA, i diversi geni, e una forchetta va e preleva solo quello specifico spaghetto, come dire, io devo accendere in quel macello, devo andare a prendere quel gene specifico e farlo funzionare in quel momento. Com'è possibile? Come fa la cellula a fare tutto questo? Quindi questo era quello di cui io mi occupavo, e pura ricerca di base, capite subito che non c'è un'applicazione, solo conoscenza. L'altro concetto che mi piaceva darvi è che quando si fa della ricerca, ovviamente bisogna decidere qual è il modello che si usa per ricercare, e anche questo è importante al giorno d'oggi, fra un secondo capirete perché. Allora, quando facevamo la ricerca a Milano, lo facevamo su questo piccolissimo organismo che vedete scritto in alto, si chiama Artemia, è un gamberetto. Che cos'è? Chi di voi ha avuto un acquario sa che spesso avete dei barattolini con dentro dei granelli di sabbia che versate nell'acqua e dopo poco escono. Dopo 18-24 ore nell'acqua di sale escono dei piccoli gamberetti, delle larve di gamberetti. Questa è l'artemia. Che cos'è l'artemia? Non è altro che un gamberetto, il krill, quello che mangiano le balene sostanzialmente, che quando l'uovo di questo gamberetto viene fecondato in condizioni sfavorevoli, si incista, cioè fa come un seme, diventa dormiente, sblocca il proprio sviluppo e rinizierà a svilupparsi e a crescere quando le condizioni sono favorevoli. Ma perché noi lavoravamo sull'artemia? Perché è comodo. Quando avete bisogno di cellule, di materiale biologico, di biochimica, non fate altro che prendere questi granelli di sabbia e li mettete in un contenitore con dell'acqua e del sale, e il vostro organismo nasce il giorno dopo. La sera mettete a nascere l'artemia, il giorno dopo avete un'enorme quantità di materiale, estremamente comodo, estremamente economico, molto diverso da noi, molto lontano. Ovviamente non è il modello ideale, per esempio per studiare una malattia, per studiare il cancro, perché se vogliamo capire come funzioniamo, molto spesso è vero che molti meccanismi sono conservati, ma preferiamo studiarlo su qualcosa che è più simile a noi. Quindi quando sono andata negli Stati Uniti ho iniziato a lavorare invece su quest'altro organismo che si chiama Xenopus. È un rospo, una rana sembra, ma in realtà dal punto di vista tassonomico è un rospo. Perché un rospo?
Perché questa rospo non è il maschile di rana, è proprio è un organismo diverso. Questa rana, facciamo così che è più semplice, depone tantissime uova, se voi siete le stimolate a deporre le uova, e le uova che fa sono molto grosse, sono 1,2 mm, quindi le vedete a occhio nudo o basta un banalissimo microscopio. Ma in queste uova la mamma ha depositato tutto quello che serve all'embrione per svilupparsi molto velocemente, quindi praticamente c'è tutto lì pronto per far andare avanti l'embriogenesi. Il che vuol dire che noi, con un particolare strumento che chiamiamo un microiniettore, ma è veramente facile, facciamo un buchino in questo uovo, guardandolo sotto un microscopio, gli iniettiamo dentro il DNA e il DNA, siccome lì c'è tutto, inizia a esprimere il suo messaggio e lo fa in maniera corretta. Oppure gli iniettiamo una proteina e la proteina inizia a fare quello che deve fare, eccetera. Quindi noi che cosa facciamo? Alteriamo le molecole che sono dentro quella cellula uovo per capire che cosa succede, o come funzionano, come si esprimono e così via. L'altro grande vantaggio di questo organismo vi viene rappresentato nella parte destra di questa diapositiva, in cui quello che vedete è che noi sappiamo fare fecondazione in vitro, quindi noi si vede un po' male perché è un po' piccola, ma comunque possiamo fecondare in vitro queste uova. Queste iniziano alla propria embriogenesi e siccome l'embriogenesi è visibile, è accessibile, sono semplicemente in una piccola contenitore che chiamiamo piastra con un po' di terreno, quello che vedete è che si vedono tutti i diversi stadi di sviluppo che noi possiamo seguire molto veloci fino allo stadio di girino. Allora, se noi gli abbiamo iniettato dentro una molecola che crediamo sia importante per lo sviluppo, un gene che influenza lo sviluppo, possiamo andare a vedere come questa informazione che abbiamo messo, che abbiamo tolto, altera lo sviluppo, quindi capire se un gene è importante per lo sviluppo, per un processo neoplastico e così via, proprio per il grosso vantaggio che è tutto accessibile. Quindi quando noi facciamo degli studi, ovviamente normalmente dobbiamo scegliere su cosa vogliamo studiare e dobbiamo anche scegliere l'organismo in cui lo vogliamo fare. Gli studi che io faccio oggi, di cui vi parlerò maggiormente, proprio perché si occupano di una malattia umana, usano invece un modello di mammifero e in questo caso, come molti, usiamo quando possibile le cellule in coltura, che sono il modello più semplice e più economico che possiamo utilizzare, ma poi dobbiamo invece molto spesso, e lo vedremo assieme, andare a verificare le nostre scoperte su un modello animale che ci assomiglia tantissimo e che è il topolino. Quindi il topolino è il nostro modello che spesso dobbiamo usare e che, come vedremo, alla fine di tutto questo spesso crea anche molti problemi, perché gli animalisti non amano tanto il fatto che si faccia sperimentazione animale, che è un passaggio, come vedremo, obbligato della ricerca biomedica per arrivare a delle cure. Ok, torniamo un secondo alla mia esperienza. Siamo nel 1998, quando decido di tornare in Italia dagli Stati Uniti, da Washington, dov'ero. E quando ho deciso di tornare, ovviamente, ho deciso di tornare, di essere indipendente, quindi di aprire il mio laboratorio di ricerca e iniziare a sviluppare la mia ricerca. E a questo punto io devo decidere che cosa fare. L'imprinting c'era, il DNA era il mio argomento che avevo sempre studiato, come si esprimeva all'interno della cellula, ma sapevo che stavo abbandonando il posto migliore dove fare scienza per andare invece a fare scienza in un posto dove sarebbe stato più difficile, dove dovevo iniziare tutto da sola, dovevo iniziare a trovare le persone, dovevo trovarmi i soldi, eccetera. Quindi dovevo cercare una ricerca che mi interessasse, ma che non fosse troppo competitiva. Perché se era troppo competitiva, gli altri in America mi schiacciavano subito, ovviamente, non avevo possibilità. E allora decido di concentrarmi, di studiare una proteina che vedete qua scritto, si chiama MCP2, in italiano. Allora era una proteina su cui io stavo studiando, di cui mi stavo interessando l'ultimo anno della mia esperienza negli Stati Uniti, una proteina che allora era proprio negletta, non interessava a nessuno, tant'è vero che vi ho portato, questo è semplicemente preso oggi da un motore di ricerca che abbiamo noi per vedere quante pubblicazioni ci sono su un certo argomento. Quindi quello che io ho messo come filtro, ditemi nel 98 quante pubblicazioni scientifiche c'erano su questa proteina. Numero totale 31, fasullo, perché non so perché il motore non funziona tanto bene, quindi sono minore, alcune di queste sono successive al 1998. Comunque un numero estremamente ridotto. Poi, già che c'ero, ho fatto, ma che cosa succede oggi se metto il nome MCP2? Quante pubblicazioni ci sono?
1988. Capite che da allora ad oggi sono aumentate vertiginosamente le pubblicazioni, e qua sta la mia fortuna. Perché sono aumentate? Cioè, io ho scelto un gene che fosse una proteina che fosse non competitiva perché avevo paura, non volevo competere con gli altri, e la fortuna, l'esperimento numero uno che ha cambiato la mia vita, ha fatto sì che invece mi inserissi in un nuovo mondo della ricerca. E la fortuna è stata fatta da questo esperimento. Questo è stato il primo esperimento che ha cambiato la mia vita, ed è la dimostrazione da parte di un ricercatore bravissimo degli Stati Uniti, Uda Zogby, che vedete qua rappresentata, che nel 1999 dimostra che il gene MCP2, la proteina MCP2, perché è uguale, perché un gene codifica una proteina, è la causa di una rarissima malattia, rarissima, adesso vedremo cos'è, di una malattia genetica che si chiama sindrome di Rett. Quando esce questo articolo capisco subito che sta cambiando qualcosa nella mia vita, perché la prima cosa che cambia è che io non sto più facendo ricerca di base, perché di colpo io passo, se continuo a lavorare su MCP2, a fare ricerca biomedica. E allora quello che ho pensato di fare è di vedere con voi, ma che cosa vuol dire fare ricerca biomedica? Allora, ricerca biomedica, queste sono le tappe fondamentali della ricerca biomedica individuate da Teleton, che però io condivido pienamente. Allora, ricerca biomedica significa innanzitutto avere una malattia, cioè sapere che esiste una malattia che è clinicamente riconoscibile. Questo non lo fa un biologo, lo fa un medico. Poi, se la malattia è di origine genetica, qua interviene la ricerca, sta ai biologi molecolari, ai genetisti molecolari, individuare qual è quel gene che causa la malattia, quindi quel gene che porta un'informazione. Se l'informazione viene alterata, la parola è sbagliata, il sistema non funziona più e viene la malattia. Quindi il secondo passaggio è l'identificazione del difetto genetico. Il terzo passaggio è: bene, adesso che ho capito che il gene è mutato, la domanda è: ma perché mi viene quella malattia? Perché quei sintomi? Quindi cos'è? Quali sono i meccanismi che non stanno più funzionando in maniera corretta, che sono quindi causa dei sintomi della patologia? Cioè dobbiamo comprendere i meccanismi molecolari alla base della patologia. Il comprendere i meccanismi molecolari è fondamentale per poter avere una cura ragionata, perché se io ho capito che cosa non funziona, posso intervenire su quello con farmaci, con terapia proteica, con terapia genica, possiamo considerare con che approccio, ma almeno so cosa sto facendo. Mi viene da dire, è come se una macchina non frena più, dobbiamo capire perché non sta frenando più. Se capiamo qual è il pezzo rotto, poi sarà la pastiglia, sarà il pedale del freno, andiamo a sostituire il pezzo giusto. È la stessa cosa. Noi abbiamo capito che un gene è mutato, ma dobbiamo capire che cosa fa quel gene, dove agisce, per capire dove possiamo intervenire. Quindi, una volta compreso, dobbiamo sviluppare delle strategie terapeutiche. Queste strategie terapeutiche noi normalmente le proviamo in vitro. Che cosa vuol dire in vitro? Sulle cellule, quella che abbiamo visto prima. Abbiamo una cellula, la cellula simula la cellula di un paziente, o è, oggi si può fare, la cellula di un paziente, ha dei particolari difetti, e noi andiamo a vedere se quel difetto viene recuperato quando io tratto col farmaco. Ma il fatto che venga recuperato sulla cellula in coltura non significa che verrà recuperato anche nell'organismo, perché un farmaco dato a una cellula è completamente diverso da un farmaco assorbito dal corpo, metabolizzato dal fegato, eccetera, eccetera. Quindi non c'è nessuna possibilità di immettere un farmaco o di dare un farmaco a un paziente se è stato provato solo sulle cellule. Quel farmaco va provato sugli animali, non c'è nulla da fare. Quindi il passaggio successivo è di andare a vedere se anche gli animali beneficiano, che simulano la malattia ovviamente, beneficiano di quel trattamento. Se l'animale beneficia di quel trattamento, finalmente possiamo andare a fare quello che noi chiamiamo il trial clinico sul paziente, andare a provare su qualche paziente se la terapia funziona. Bene, torniamo alla sindrome di Rett. Allora, nel 1999 scopriamo, grazie a Uda Zogby, che il gene di cui io mi volevo occupare è la causa di questa malattia. Ma che cos'è la sindrome di Rett? Allora, la sindrome di Rett è una
grave malattia genetica, prevalentemente neurologica, se non esclusivamente neurologica, rara. Viene definita rara perché, per definizione, rare sono quelle malattie che affliggono meno di un individuo ogni 6.000 individui della popolazione. La sindrome di Rett affligge una bambina, perché poi vedremo perché è prevalentemente femminile, ogni 10.000 bambine nate vive, quindi è rara. Quindi quando uno pensa rara, pensa a pochi individui. No, non è vero, la sindrome di Rett è rara perché c'è comunque un numero di individui limitato, ma la verità è che è la prima causa al mondo di grave ritardo mentale femminile, la prima in assoluto, seconda alla sindrome di Down. Quindi, per darvi un'idea dei numeri, oggi in Italia sappiamo che ci sono 600 bambine diagnosticate come affette dalla sindrome di Rett, ma crediamo che ci siano 3.000 pazienti affetti dalla sindrome di Rett, di tutta l'età, perché come vedremo possono arrivare anche a 50-60 anni. Solo che, essendo una malattia giovane, molti non sono stati ancora diagnosticati o non verranno magari mai diagnosticati. Da cosa si contraddistingue questa malattia? È una malattia crudelissima, sono delle bambine bellissime, le vedete qua, sono delle bambine che nascono sane, apparentemente sane, non è vero che sono sane, oggi dai video che sono stati fatti in famiglia riconosciamo dei piccoli difetti, ma sono così piccoli che nessuno si accorge di nulla. Quindi si sviluppano in maniera apparentemente normale per 6-36 mesi, quando di colpo vanno incontro a quella che viene chiamata una fase di regressione. È un periodo terribile, è un periodo che dura pochissimo, circa un mesetto. In questo periodo le bambine sono disperate, si chiudono al mondo esterno, continuano a piangere, non guardano più i genitori, non sono più interessate a nulla, non sono violente e perdono tutto. Vuol dire che se sapevano parlare non lo sanno più fare, se sapevano sillabare perdono la capacità di sillabare, se sapevano camminare spesso non lo sanno più fare, a volte non sanno più star sedute e perdono persino l'uso delle mani, che viene invece sostituito da un continuo movimento delle mani che in parte vedete, che può essere quello di lavarsele, di portarsele alla bocca, di applaudire, che si continua a ripetere in maniera, si dice stereotipata, ma in maniera ossessiva, e che gli preclude la possibilità di usare le mani. Quindi sostanzialmente quando voi parlate con i loro genitori vi dicono che la sindrome di Rett gli ha portato via la loro bambina, perché la loro bambina era normale prima, e le ha lasciata racchiusa in una scatola di un corpo che non risponde più, come se fosse un Parkinson all'ennesima potenza, no? Quindi queste bambine non possono controllare i movimenti volontari. Dopo questo periodo terribile di fase di regressione, la malattia si stabilizza e le bambine quindi possono arrivare fino all'età adulta, c'è una piccola incidenza di mortalità maggiore rispetto ai bambini normali, ma non molto elevata, del 6 o del 10%, e le bambine però arrivano, man mano che crescono, sviluppano tutta una serie di altri problemi, quindi oltre all'incapacità di parlare, l'incapacità di usare le mani, il che vuol dire che hanno solo gli occhi per comunicare. Se le bambine hanno sete, devono guardare l'occhio e guardare voi, l'occhio, l'acqua e guardare voi, l'acqua e guardare voi per farvi capire che hanno bisogno di bere. Oltre a questo, hanno un grosso problema a controllare la respirazione, perché è difficile respirare, ci vuole un grosso controllo da parte del sistema nervoso, quindi loro durante il giorno continuano ad andare in apnea, che vuol dire che magari stanno 10, 20, 25 secondi senza respirare, intossicandosi quindi di anidride carbonica, e poi iperventilano, e poi in apnea e poi iperventilano. E poi sono affette da crisi epilettiche, la schiena si storta fino a 90 gradi di scoliosi, quindi a volte bisogna sigillarle tutte le vertebre, soffrono di osteoporosi, possiamo andare avanti, hanno tutto che non funziona sostanzialmente, quindi rendendo la qualità della loro vita e delle loro famiglie veramente povera. Eppure noi non sappiamo quanto loro siano ritardate mentalmente, perché facciamo fatica a comunicare con loro, perché ovviamente avendo solo gli occhi è molto difficile comunicare. La mia sensazione è che hanno dei momenti di grossa lucidità in cui capiscono e momenti in cui non riescono più a capire, perché gli costa fatica tenere tutto concentrato. Questa è semplicemente un'immagine, Anna, la bambina
E vedete come nei primi mesi della sua vita era assolutamente normale, poteva tenere un oggetto in mano, era interessata dal mondo esterno. Questa è la fase di regressione in cui la mamma capisce che c'è qualcosa che non va. Vedete com'è scura e prognata e dice al pediatra c'è qualcosa che non va. Il pediatra dice no, lei è depressa, non è vero. Poi questa è Anna man mano che crescete, vedete il movimento delle mani. Qua Anna è completamente in sedia a rotelle, non si può muovere, ha una fortissima ipotonia. Qua al busto, adesso è stata operata alla schiena, e quindi non ha più il busto, ma Anna è fortemente compromessa. Ci sono forme più gravi, meno gravi, ma il quadro è sostanzialmente questo. Ma torniamo quindi, perché devo fare in fretta, torniamo quindi un pochino alla cosa vuol dire fare ricerca biomedica. Allora, la malattia l'abbiamo individuata, è questa, è la sindrome di Rett. Questa è stata classificata per la prima volta dal signor Rett, dal dottor Rett, anzi nel 1966, un pediatra austriaco si accorge di avere due bambine in studio che si comportano nello stesso modo, continuano a strusciarsi le mani, eccetera, e ha altri 5-6 casi uguali, quindi ipotizza l'esistenza di questa malattia, ma lo ipotizza pubblicando un articolo in tedesco e quindi nessuno se ne cura, quindi nessuno si occupa della malattia, fino a che nel 1983 Hagberg, un altro pediatra però americano, riprende gli studi di Rett, pubblica 35 casi analoghi e propone l'esistenza di questa malattia che chiama sindrome di Rett in onore ovviamente di colui che per primo l'aveva descritta. Fino dal 1983 in poi però non si sa la causa genetica, si capisce che deve essere genetica perché affligge solo le bambine, e qua adesso ci arriviamo un attimo a Mendel eccetera, ma non si sa qual è la causa genetica fino appunto al 1999, il primo esperimento che abbiamo detto ha cambiato la mia vita. Quell'esperimento è importante non tanto perché ha cambiato la mia vita, ma è molto importante invece per le famiglie, perché avere una diagnosi clinica, avere un medico che dice credo che sua figlia sia afflitta da sindrome di Rett è molto diversa dal poter avere un test molecolare che dice le confermo che sua figlia ha questa malattia. Sembrerà strano perché non c'è la cura, ma per un genitore comunque avere un porto, cioè sapere che c'è il nome di una malattia, significa dire non devo più cercare perché mia figlia è così, adesso devo cercare come curarla, è molto diverso. Quindi in realtà la scoperta di UDA è particolarmente importante sia perché ha permesso di sviluppare la ricerca, ma è molto importante perché dà la possibilità di affiancare alla diagnosi clinica la diagnosi molecolare, quindi la conferma. Adesso semplicemente quando c'è una bambina che si pensa sia afflitta da sindrome di Rett non gli si fa altro che fare un prelievo venoso, si prende un pochettino di sangue, si analizza il gene MCP2 e si va a vedere se porta delle mutazioni. Un'analisi semplice, la potrei fare anch'io in laboratorio senza problemi, e in pochissimo tempo potete avere la risposta. Volevo richiamarvi Mendel perché mi chiederete, ma perché solo le bambine? La risposta è perché io vi avevo raccontato che di ogni gene noi ne abbiamo due copie. È vero tranne che per i geni che stanno sul cromosoma sessuale, perché sessualmente ovviamente l'uomo e la donna sono diversi. La donna ha due cromosomi X, il maschio ha un cromosoma X e un cromosoma Y. Il gene che fa venire la sindrome di Rett sta sul cromosoma X. Ok, allora che cosa vuol dire? Quello che vuol dire è che se voi immaginate, continuiamo nel concetto dominante e recessivo, no? Se noi abbiamo una mutazione che fa venire una malattia e in genere molto spesso, per fortuna, le mutazioni sono recessive quando sono patologiche. Allora, la donna che cosa avrà? Avrà due cromosomi X, uno sano, uno porta l'informazione sana, uno l'informazione malata. È più complicato di così, ma lo semplifico. E quindi lei ha sostanzialmente, diciamo, metà del patrimonio genetico sano per quel gene. Ok? Il maschio no, il maschio ha un solo cromosoma X, quindi avrà solo l'informazione o sano o l'informazione malato. Che cosa succede? Che il gene MCP2 sta proprio sul... volevo farvi vedere questo. Questo vi spiega, per esempio, per farvi degli esempi pragmatici, perché gli uomini sono più calvi delle donne, perché sta sul cromosoma X. Quindi se io dentro di me ho l'informazione calvizia, io non la manifesto perché è recessiva, ma se io la trasmetto a mio figlio sarà calvo perché ha solo un cromosoma X e ha preso da me, se ha preso quella, l'informazione calvizia. Certo che se ho due cromosomi X con tutte e due volte l'informazione calvo, sono calva, non c'è niente da che fare, ok? Ecco perché
perché la sindrome di Rett è soltanto femminile, o soltanto, è prevalentemente femminile, perché sta sul cromosoma X. Quindi che cosa succede? Le bambine portano un po' di gene sano, metà. I maschi no, e quindi loro che cosa succede? Quello che succede è che sono afflitti da una malattia gravissima che si chiama encefalopatia neonatale, che è un modo generico per dire che non funziona nulla nel cervello praticamente, e muoiono nei primi 2 anni di vita. Quindi è una patologia diversa senza speranza di vita, non che non sia grave, ovviamente, solo molto, è un modo diverso di manifestare la mutazione. Ok, andiamo avanti con la ricerca. Allora, ve l'ho detto, non parlo delle mie ricerche, ma vi racconto la sindrome di Rett, che è il mio grande amore. Siamo ad aver trovato, abbiamo la malattia, abbiamo il gene, adesso dobbiamo capire i meccanismi molecolari. Ma per capire i meccanismi molecolari ci serve certamente un modello, il topo. Perché? Perché il topo è l'organismo che possiamo usare in laboratorio facilmente, che è piccolo, occupa poco spazio, si riproduce spesso ed è geneticamente quasi identico a noi. L'evoluzione ha fatto sì che è praticamente similissimo a noi. Fa impressione, ma è vero. E quindi il topo, noi possiamo, siamo molto bravi a alterargli il genoma, quindi noi possiamo dal topo levargli, distruggergli il gene MCP2, che anche lui sul cromosoma X, e vedere che cosa succede. Questo è stato fatto nel 2002, la prima volta, adesso l'abbiamo fatto anche noi, poi su altri topi, ma la prima volta è stato fatto nel 2002, e quello che si è visto è che il topo sviluppa la malattia. Il topo nasce in maniera apparentemente sana, poi dopo poco noi studiamo il maschio perché è più facile, è più grave, quindi è più facile da studiare, quindi il topolino maschio sembra essere normale, poi dopo 4-5 settimane di vita, calcolate che un topo vive un anno, quindi tutto accorciato ovviamente, inizia a manifestare la malattia, inizia ad avere ipotonia muscolare, epilessia, problemi respiratori, la scogliosi, problemi cognitivi che noi possiamo testare, e poi nel giro di 2-4 settimane muore, non c'è più niente da fare, anzi adesso dobbiamo sopprimerlo prima perché le leggi vogliono che non lo facciamo soffrire, ma se no morirebbe. Ok? Quindi questo ci prova chiaramente che è giusto, MCP2 è la causa della malattia, perché se noi nel topo distruggiamo il gene, il topo si ammala esattamente della stessa malattia. Ed è un'altra informazione importante, sia perché ci permette di capire i meccanismi molecolari, sia perché a me serve sempre per cercare di spiegare a quei genitori che sono convinti che la loro bambina sia ammalata a causa di una vaccinazione, che non può essere. Perché noi abbiamo oramai fatto topi con tantissime mutazioni in MCP2 ed è sempre uguale, si ammalano e non sono vaccinati, quindi non ci sono scuse. Certo, la vaccinazione magari è stata la causa per cui un febbrone ha fatto esordire la malattia, ma sarebbe venuta fuori comunque. Che cosa facciamo con questi topi? Beh, con questi topi noi possiamo fare diverse cose, ci servono per avere i tessuti, i cervelli, per cercare di capire che cosa c'è lì dentro che non sta funzionando giusto, come comunicano i neuroni, come sono le molecole, ma ci servono anche per test comportamentali molto semplici che potete vedere rappresentato qua, ve ne ho portato qualcuno, ma per esempio la capacità di raggiungere il cibo, che dipende ovviamente da quanto sono capaci di muoversi, e questi topi hanno dei difetti di movimento. La capacità di imparare, per cui per esempio gli si mette una piattaforma dentro per... A loro non piace nuotare, quindi se gli mettete una piattaforma in una bacinella con dell'acqua, il topo va a cercare la piattaforma e si mette lì a riposare. Se poi li trasferite in un'altra bacinella con dei punti di orientamento, andate a capire se si ricorda dov'era la piattaforma. E quello che si vede è che i topi che hanno la sindrome di Rett, tra virgolette, non hanno queste capacità, sono molto meno intelligenti, imparano di meno, si ricordano di meno. Per esempio questo è un sistema dove in ogni braccio di questa struttura mettete del cibo e poi andate a vedere quante volte il topo per errore rientra nello stesso braccio, non si ricorda di avere già mangiato il cibo e che quindi lì non lo ritroverà più. Un topo normale sbaglia pochissime volte, un topo con la sindrome di Rett, anche se non è giusto dire che ha la sindrome di Rett, ma comunque sbaglia un numero di volte molto maggiore. Questo è molto importante, non so, lì invece si misurano le scariche epilettiche, è molto importante perché non solo ci permette di capire che il topo è malato, ma ci permetterà poi di vedere se un farmaco funziona, perché potremo misurare quanto oggettivamente è migliorato un certo comportamento, la memoria, la motilità, eccetera, eccetera. Ci servono dei parametri perché, vi dicevo, non possiamo dare, peraltro molto di più nella sindrome di Rett, non si può nemmeno dargli dei farmaci che sono già
date a bambine per altre malattie, perché siccome la sindrome di Rett è complicatissima, è anche una malattia metabolica, la comunità scientifica ha imposto per la regola che prima venga provato che il topo ne ha un beneficio, se no le bambine non devono assumere quel farmaco anche se altri bambini normali li assumono. Per cui capite come l'animale ci serve, ma insisto, quando possiamo, prima lavoriamo sulla cellula, quindi prima vediamo se la cellula ha un difetto e andiamo a recuperarlo col farmaco. Bene, ma che cosa abbiamo imparato in questi anni facendo studi, nel 1988 pubblicazioni, eccetera. Quello che abbiamo imparato è che cosa fa questo gene, questa proteina che si chiama MCP2. Torniamo ai nostri geni, i nostri 20.000 geni che devono esprimere il proprio messaggio, ma non lo possono fare in tutte le cellule contemporaneamente, no? Allora, quello che succede è che abbiamo capito che MCP2 è come se fosse un semaforo rosso. Quando lui si mette su un gene, gli dice, no, tu in questo momento non devi esprimerti, non devi parlare, ok? È il nostro semaforo rosso. E allora, quando io vado a spiegare la malattia ai genitori, cerco di spiegargliela dicendo che il nostro cervello è l'organo più complesso che abbiamo, abbiamo milioni di cellule neuronali diverse che devono parlare tra di loro, devono parlare attraverso dei contatti complicatissimi, una rete elettrica complicatissima, dove non sono tollerati errori, perché pensate, io adesso sto parlando, intanto mi muovo, tutto questo è contro, intanto il respiro, tutto questo è controllato dal mio sistema nervoso. Se faccio un errore, respiro sbagliato, non dico le cose giuste, mi muovo in maniera sbagliata e qua non siamo nel patologico. Immaginatevi se andiamo nel patologico, no? Quindi il cervello in assoluto è il sistema che più deve controllare correttamente la propria espressione genica. Non si può permettere errori, un gene non può esprimersi nel momento sbagliato. Bene, quindi MCP2, allora io normalmente dico, immaginate che questi geni siano degli strumenti musicali e che nel nostro cervello suoni una sinfonia, perché tutti gli strumenti suonano al momento giusto, i geni si esprimono quando è il momento giusto. Ed MCP2 è un direttore di orchestra, ma un direttore d'orchestra molto particolare, non riesco a farlo funzionare, va bene. Ah, sì. È un direttore d'orchestra molto particolare perché dice agli strumenti quelli che devono stare zitti, quelli che non devono suonare in quel momento. Nella sindrome di Rett, MCP2 è uscito dalla porta, se n'è andato, e che cosa succede? Che gli strumenti iniziano a suonare. Non è che suonino tanto, provano lo strumento, fanno una nota o due, ma il risultato è che nella testa delle bambine c'è un gran rumore. Quindi sostanzialmente il sistema non riesce a funzionare perché ci sono troppi geni che stanno parlando, troppi strumenti che stanno suonando. Ok? Bene, questo l'abbiamo capito, ma allora la domanda è, ma noi possiamo curare questa situazione? Cioè c'è possibilità per queste bambine di riportare dalla cacofonia alla sinfonia? E la risposta a questa domanda l'ha data Adrian Bird, un grandissimo ricercatore di Edimburgo, e questo credo che sia il secondo esperimento più importante della mia vita, il quale si è chiesto proprio questo, si è chiesto, bene, adesso lui è colui che ha scoperto per primo MCP2, proprio si occupava di ricerca di base, anche lui non aveva la più pallida idea che sarebbe finito dove è finito, come me non era un neurobiologo, un biologo molecolare, eccetera. E allora lui a un certo punto si è detto, bene, ma noi abbiamo una possibilità di curare queste bambine? E per rispondere a questa domanda, che cosa ha fatto? Quello che ha fatto un nuovo topolino ingegnerizzato, quindi un nuovo topo modello della malattia, ma con un artificio di ingegneria genetica un po' complicato che non vi spiego oggi, ha fatto sì che questi topi nascano col gene difettivo, quindi affetti dalla malattia. Ma attraverso l'iniezione di un farmaco, e insisto, è un'invenzione di ingegneria genetica, non è applicabile all'uomo, ok? È una mutazione messa ad hoc. Attraverso l'iniezione di un farmaco voi potete togliere la mutazione e quindi mettere il gene che prima non funzionava, lo rimettete a funzionare, un po' come dire una gomma sgonfia e la rigonfio, ok? E a questo punto Adrian si è chiesto, bene, se io lo faccio, riesco a curare questi topolini? Oppure, se prevengo i sintomi, lo faccio prima che i sintomi esordiscano, riesco ad evitare che il topo si ammali? Perché se sì, il parallelo topo-uomo mi fa pensare che la malattia sia curabile e che quindi non c'è neurodegenerazione. Bene, questo è l'esperimento che Adrian ha fatto. Io vi faccio vedere quello che ha fatto semplicemente
dando il farmaco alla fine, quando il topo sta morendo sostanzialmente. Quindi questo è un topo maschio affetto da sindrome di Rett, o meglio mutato in NCP2 per essere scientificamente più corretti. Non si muove perché è alla fine della sua vita sostanzialmente, respira in maniera assolutamente affannosa, e se voi lo prelevate per la coda, adesso lo vedrete, quello che fa è fa qualcosa che per voi magari è normale, ma noi sappiamo che è un segno di un problema neurologico: chiude le gambe posteriori. Questo chiamiamo, si dice che fa clasping, lo vedete, vuol dire che c'è un problema neurologico. Questo topo, questo, è stato iniettato col farmaco, e dopo essere stato iniettato col farmaco si è andate a vedere che cosa succedeva, e questo è lui, totalmente guarito. Lui va in giro, è vissuto un anno anziché 10 settimane, gli è stato fatto, non ha più avuto scariche epilettiche, si ha un po' di tremora, conferma che non è proprio totalmente guarito, eccetera. Questo esperimento ha dimostrato che la sindrome di Rett è potenzialmente curabile, soltanto che adesso dobbiamo chiederci, bene, ma come facciamo a curarla, ok? E vi dicevo, questo per me è stato il secondo esperimento più importante della mia vita, perché ci ha dato un'energia, un entusiasmo ancora maggiore, perché adesso c'è una grossa speranza, c'è la speranza di curare queste bambine e insieme a loro molte altre persone, perché in realtà MCP2 è causa anche di schizofrenia, di depressione, di bipolarismo, eccetera. Quindi, capito questo meccanismo, forse possiamo curare anche altre malattie. Ma la domanda è: come possiamo fare? E per capire come, e qui è quello che stiamo facendo noi, tre parole proprio, questo è quello che noi facciamo tutti i giorni. Tutti i giorni noi cerchiamo di capire meglio i meccanismi molecolari, come si possa curare questa malattia. E come lo facciamo? Beh, un approccio possibile è quella che viene chiamata la terapia genica. Che cosa vuol dire fare terapia genica? Fare terapia genica significa che voi sostituite, cioè date una copia del gene sano agli individui che hanno quel gene malato. Teoricamente è facile. In pratica è già un problema, a parte il fatto che la terapia genica è un processo complicato, le prime cure di terapia genica sono state fatte, alcuni pazienti si sono ammalati di tumore perché hanno dovuto bloccarle, ma adesso stiamo curando delle malattie con la terapia genica. Ma per la sindrome di Rett è particolarmente complicato, per due motivi. Uno è il cervello è difficile da raggiungere. Capite che dare un gene a delle cellule, per esempio, del sangue, eccetera, del midollo, è più facile rispetto a raggiungere il cervello. Il secondo vero grosso problema è che questo gene è uno di quei geni che deve essere esattamente espresso in livelli perfettissimi, un pochettino di più, un pochettino di meno, non va bene. Tanto è vero, è proprio lo studio sui topi che ce l'ha permesso di capire, che oggi sappiamo che ci sono dei bambini maschi affetti da una specie di sindrome di Rett, e loro che cosa hanno? Invece che avere una copia del gene MCP2, ne hanno due, perfette, sane, integre, normali, ma due copie, e loro si ammalano di una malattia neurologica gravissima. E allora qua abbiamo un problema con la terapia genica, perché ad oggi la terapia genica noi non sappiamo dosare quante copie del gene diamo, quindi magari riusciamo anche a darle al cervello, magari riusciamo anche a darle abbastanza cellule del cervello per curarlo, perché ce ne vogliono tante, ma ne dobbiamo dare una, e qui abbiamo un bel problema, perché abbiamo proprio un problema di non essere capaci di dosare. Quindi nel mondo sono in tanti, e anche noi al San Raffaele stiamo un pochino cercando di capire degli approcci di terapia genica, ma sappiamo che non sarà la cura immediata, perché è troppo difficile l'ostacolo della dose. Allora, qual è la cura immediata? Qual è? Ovviamente non lo sappiamo, perché se lo sapessimo non saremmo qui a parlare di sindrome di Rett, però quello che abbiamo capito è che dobbiamo intervenire su quei difetti molecolari che provocano dei particolari sintomi. Se io capisco che un certo percorso causa il problema respiratorio, che per esempio è causa di morte di queste bambine, allora io poi magari posso intervenire su quel percorso con dei farmaci, con della terapia genica per quello, se lì il problema della dose non c'è, eccetera, e curare quel problema. Se capisco che l'epilessia viene da un'altra cosa, posso intervenire in quel caso, no?
Quindi l'idea è che se noi capiamo i meccanismi molecolari possiamo via via sviluppare dei farmaci. All'inizio agiremo su un sintomo, poi su un altro. Un cocktail di farmaci dovrebbe migliorare significativamente la salute di queste bambine, fino ovviamente ad arrivare a sperare invece di avere probabilmente la terapia genica, sarà quella che curerà tutti i sintomi. Però si spera di poter migliorare di molto la loro qualità di vita. E l'altra possibilità è di cercare quali sono i famosi strumenti che stanno suonando in maniera sbagliata, perché quello che noi pensiamo è che questo semaforo sia selettivo, quindi in realtà non è che dirà tutti gli strumenti stai zitto in questo momento eccetera, ma lo dirà ad alcuni strumenti particolari. Quindi se noi troviamo quali sono i geni che MCP2 regola e quali sono i difetti causati da questi strumenti, da questi geni che parlano quando non devono, di nuovo possiamo pensare a sviluppare dei farmaci e delle terapie. Quindi questo è quello che noi facciamo tutti i giorni. E credo che voglio concludere invece parlando un attimo della fortuna. E la mia fortuna è ovviamente il fatto che una proteina di cui io mi volevo occupare perché nessuno se ne interessava, in realtà è diventata una proteina così importante che ha cambiato completamente la prospettiva del lavoro. E la mia seconda fortuna è stata quella che, proprio perché MCP2 è la causa della sindrome di Rett, io su questo lavoravo, è stato il fatto che avevamo preso un finanziamento americano da un'associazione per bambine malate di sindrome di Rett, e la mamma di una bambina, la mamma di Anna, quella che vi ho fatto vedere prima, che vedete lì rappresentata, Rita Bernardelli, aveva fondato un'associazione di genitori italiani che si occupava di questa malattia, che si occupa tuttora, che si chiama Pro Rett Ricerca. Rita si è accorta che avevamo preso questo finanziamento e mi ha chiesto se potevamo andare a parlare con lei. Io sono andata nel 2005 a parlare con loro ed era la prima volta che ho avuto il contatto con la malattia, perché io prima la malattia la leggevo sui libri, ma è diverso sentire un genitore che ti racconta con una dignità incredibile che cos'è la vita quotidiana di questi genitori. Ed è, me lo ricorderò sempre, io sono uscita, erano 10 genitori, 10 bambine, quindi sostanzialmente, che mi raccontavano la loro esperienza, la loro speranza che riponevano nella ricerca, perché la Pro Rett Ricerca è nata con la convinzione di finanziare la ricerca solo ed esclusivamente perché, per quanto uno possa fare terapie riabilitative, ipoterapia, fisioterapia, questa non è la cura ovviamente, mentre loro vedevano solo nella ricerca, e allora ancora non si sapeva che la malattia fosse curabile, la soluzione per le loro bambine. Quindi Rita mi ricorda che abbiamo iniziato a parlare e mi ricorderò sempre che mi ha detto una frase importantissima, mi ha detto: le nostre bambine hanno fretta, non competete ma collaborate, che è la ragione per cui io ho cercato tantissime persone che volessero in Italia dedicarsi a questa malattia, perché ha ragione, non ha senso competere quando c'è un'emergenza di questo tipo, no? E quindi con Pro Rett abbiamo fatto un sacco di strada assieme. All'inizio devo ammettere che era una strada veramente senza conflitti di interessi, nel senso che non finanziavano nemmeno la nostra ricerca, ma semplicemente insieme cercavamo il modo di raccogliere sempre più ricercatori in Italia che si potessero dedicare alla malattia e di divulgare il più possibile la malattia. Abbiamo fatto molte cose assieme. E sono state cose belle anche. ProRet poi, e qua nasce, se volete, il mio conflitto di interesse di parlare di ProRet, perché poi ProRet mi ha chiesto di aprire un laboratorio di ricerca a San Raffaele, ci ha visto lungo, secondo me, perché San Raffaele è un centro anche medico, e quindi ovviamente per loro è importante avere la clinica e la ricerca affiancate tra di loro. Qui è un momento in cui assieme a ProRet siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 200.000 euro per aprire il laboratorio. Insieme abbiamo fatto 2 congressi internazionali che vedete qua, dove sono venuti i migliori ricercatori che si dedicano alla malattia dall'America, dall'Australia e dall'Italia. Insieme abbiamo fatto tantissima strada, e questo l'ho portato solo per farvi vedere che ricerca non vuol dire solo stare al bancone, essere isolati dalla società. Insieme, per esempio, l'anno scorso abbiamo organizzato, oramai li aiutiamo ovviamente anche perché ci finanziano il nostro laboratorio a San Raffaele, quindi li aiutiamo a raccogliere fondi, abbiamo organizzato assieme una lotteria l'anno scorso a Busto Arsizio, dove è uno dei 2 laboratori miei,
E l'idea era una lotteria in cui c'è una squadra di pallavolo femminile di Serie A molto brave di Busto Arsizio, quindi le abbiamo chiesto perché non ci dedicate una partita. L'idea era semplicemente ci ospitate per una lotteria in cui ricavato andrà la Pro Rate, nient'altro, non è che ci davano i soldi, l'incasso eccetera, ma era una squadra femminile, una malattia femminile, la stessa città, ci piaceva come segnale. Fatto, appena gli animalisti hanno visto cosa sta succedendo, hanno scatenato il mondo, un attacco mediatico pazzesco, con su scritto anche che era meglio ovviamente la vita di un pesciolino a quello delle bambine. Il risultato è che la lotteria è stata sospesa, non si è potuta fare. Ragione per cui sono usciti fior di articoli, ragione per cui oltre alla vita di laboratorio poi è iniziata anche un'attività socio-politica, tra virgolette, per cui abbiamo dovuto organizzare eventi con il comune, con il pubblico, quindi di giorno in laboratorio, di sera tutti in laboratorio, eccetera, in comune a parlare con la popolazione, spiegargli che il laboratorio non sta ammazzando gli animali in maniera così, è quello che voglio fare, sperimentazione animale dove sono tutti anestetizzati, non c'è nulla di tutto quello che gli animalisti dicono, nulla di nulla ovviamente. E quindi, come vi dicevo, è un percorso lungo, se volete, ma bellissimo, che abbiamo fatto assieme, un percorso a volte tristissimo. Questa è Giorgia è un po' l'icona oramai di Pro Rate. Giorgia era una bambina bellissima, figlia di uno dei genitori più attivi. Giorgia è morta quest'estate, ad agosto, senza ragione, come succede a queste bambine. Aveva 7 anni e l'ha trovata morta nel letto una mattina alzandosi. Ed è stata la prima bambina che io ho visto mancare. Ed è stato, secondo me, ancora di più un segnale fortissimo che non bisogna competere, che bisogna andare avanti, bisogna farlo in fretta. E il segnale più bello l'ha dato la mamma di Giorgia, che sta ancora lavorando per Pro Rate, cercando i soldi per la ricerca, perché non possa più succedere a qualcuno. Quindi credo che, se devo dire che cosa vuol dire fare la ricerca, vuol dire ovviamente amarla, avere una grossa passione per quello che si fa, ma questo lavoro ti ripaga di contatti umani, secondo me bellissimi. Quindi volevo solo chiudere ringraziando i ragazzi che con noi lavorano, che non solo lavorano come vedete, ma con me continuano a fare attività di divulgazione, campagna di raccolta fondi, qua in una campagna di raccolta fondi con vendita delle uova. E credo a questo punto di concludere qua, ringraziando ovviamente tutti voi che avete ascoltato e tutti quelli che ci hanno aiutato in questi anni e anche quelli che hanno dovuto subire ovviamente le mie passioni. Grazie di cuore a Nicoletta per questa bellissima presentazione, veramente interessantissima, tante cose che sono importantissime per molte persone, però di cui uno stranamente magari non sente mai parlare o di cui non si interessa mai. E uno si rende conto anche come certi tipi di ricerca siano veramente vitali per tante persone, quindi è un messaggio sicuramente importante. Sì, poi spero anche che una presentazione del genere possa essere vista da più persone possibili, così meno animalisti cercheranno di ostracizzare una cosa. Vedremo domani gli attacchi. Lascio la parola a voi se avete delle domande per la professoressa Landsberger. Prego. Volevo sapere, non ho ben capito sinceramente se la malattia, abbiamo detto, è recessiva, a quel che ho capito, come se la madre non la presenta e il padre nemmeno, come fa poi la bambina a presentare la malattia? Mi chiedessi una cosa. Ok, sì, questo sì. Perché si dice che è insorgenza sporadica, cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà la mutazione normalmente non è portata dai genitori, anche perché vedi le bambine come sono gravi, ma insorge casualmente o nella cellula uovo o nello spermatozoo. In genere è a carico dello spermatozoo, per un motivo un po' complicato che ha a che fare con delle modificazioni del DNA dello spermatozoo, per cui ci sono. Quindi sostanzialmente, tanto è vero che una famiglia che ha avuto una bambina Rett non ha
una grossa probabilità di avere un altro figlio rete, perché è proprio stato un evento sfortunato, no? Quindi in realtà se una famiglia ha avuto una bambina rete, se mette al mondo un altro figlio, gli si consiglia di fare comunque il test prenatale, ovviamente, che viene fatto solo in questi casi, perché se non siamo ancora pronti a sequenziare tutti i geni dell'individuo che nascerà. Però è solo a titolo scaramantico, perché l'unica probabilità che ci sia, che è stato il modo in cui in realtà è stato trovato poi il gene, una continua eredità, o meglio che una madre possa trasmettere la mutazione, e ci sono dei rari casi, ma sono molto importanti per i ricercatori, in cui la madre ha la mutazione ma è sana. In cambio, adesso ci arrivo, in cambio mette al mondo dei figli che sono devastati, no? E questo perché? Perché probabilmente, io quando devo spiegare questa cosa in genere la spiego con l'idea della chiave serratura, no? Allora tu hai una chiave che deve entrare in una serratura, la chiave gira e apre la porta, se la chiave si è storta non gira più, a meno che la serratura non si storti nello stesso modo, ok? Queste madri hanno probabilmente un'altra modificazione genetica che gli permette alla proteina che deve parlare con questa di proteggere, un sistema di protezione sostanzialmente, ma siccome i figli non ereditano questa protezione, per caso, perché magari qualcuno l'ha ereditata invece, ma quelli che esternano la malattia non l'ereditano, allora la malattia si vede, ok? Quindi in genere che cosa si fa? Quando una bambina nasce affetta da sindrome di Rett, la prima cosa che si fa è di vedere se i genitori portano la mutazione, se la portano gli si sconsiglia ovviamente di mettere al mondo un figlio, ma sono 3 casi al mondo descritti per il momento. Però quello che può succedere è che qualche volta le cellule uovo della madre, si dice che sono, insomma, sostanzialmente la mutazione è avvenuta durante lo sviluppo della madre, quando lei stava, quindi quando si è formato l'ovaio, sostanzialmente, mettiamola così per semplificare, lì è insorta una mutazione, quindi lei magari ha tutte le cellule uovo mutate e allora tutti i suoi figli saranno, o meglio, tutti i figli maschi e metà delle figlie femmine saranno, Mendel insegna, saranno ammalate. Quindi in quel caso, proprio perché può esserci questo scenario, si consiglia di andare a analizzare il DNA delle bambine. Però in realtà volevo solo aggiungere che questa cosa di avere dei pazienti portatori sani è fondamentale, perché ci spiega che se noi capiamo chi ci protegge, quello è un modo per curare, no? Quindi c'è una ricercatrice in America, che sono 7 anni oramai, perché era il primo congresso che abbiamo fatto assieme, che ha iniziato proprio questo studio, cioè ha preso i topolini affetti dalla sindrome di Rett, gli introduce in maniera casuale, con delle radiazioni, una mutazione genetica per genoma sostanzialmente, e poi va a vedere se nascono dei topi che pur portando la malattia sono meno gravi. E questo se è ereditabile, un lavoro pazzesco. Dopo 6 anni di questo lavoro, lei ha detto che ha coperto il 20% delle case, ha trovato 6 geni, adesso ne ha pubblicato uno, che ha a che fare, nessuno se l'aspettava, ma questo è importante perché secondo me è quello che noi chiamiamo uno studio non predeterminato, no? Si prende quello che esce, mentre a volte uno usa la testa e quindi va nella strada sbagliata. Ha trovato il colesterolo coinvolto, per cui per esempio c'è un motivo, il nostro cervello ha bisogno del colesterolo per funzionare in maniera corretta eccetera, ma stanno provando è venuto fuori che c'è troppo colesterolo nel cervello di questa bambina e stanno provando a dare le statine ai topi per vedere se c'è un miglioramento, ovviamente, ma questo è solo per farvi capire come poi ricerche cliniche si devono affiancare continuamente, si devono trasmettere informazioni per arrivare più in fretta, ovviamente. Sono altre domande? Grazie mille. Ancora volevo sapere se per caso avete capito come mai la malattia, diciamo, si manifesta dopo un po' di mesi e non immediatamente dopo la nascita. Grazie. Sì, allora, premesso che come dicevo in realtà c'è già, anche nei topolini noi vediamo che vocalizzano in maniera diversa subito appena nati, quindi c'è già una debolezza, qualcosa, è un po' difficile, non l'abbiamo capito perfettamente, però diciamo questa cosa. Allora, quello che noi, come dicevo, i neuroni sono delle cellule molto complicate, molto complesse, no? Che comunicano con le altre cellule. Come fanno a comunicare? Mettono praticamente dei prolungamenti, fanno contatti e si scambiano, diciamo, delle informazioni anche elettriche, possiamo dirle chimiche elettriche, e in questo modo coordinano la propria funzione.
Ora, quello che succede è che quando il cervello è giovane, appena nati sostanzialmente, di contatti tra i neuroni ce n'è molto pochi e questi vengono poi, ce n'è pochi e sono molto plastici, possono cambiarsi continuamente, no? Man mano che noi andiamo avanti e raffiniamo e veniamo esposti al mondo esterno, l'esperienza ci porta a fare maturare i nostri contatti tra neuroni. Quindi noi che cosa facciamo? Accorciamo dei prolungamenti, miglioriamo i contatti, eccetera, eccetera. Non è che poi questo venga bloccato, anzi, i suoi esperimenti ci dimostrano come tutto ancora meglio di dinamico, però diciamo che si stabilizza la situazione. L'idea è che in mancanza di NCP2 probabilmente il neurone rimane molto immaturo, non riesce sostanzialmente a fare questo processo di rifinitura, di maturazione, la chiamiamo potatura noi proprio perché vengono accorciati, dovete immaginarvi un albero e i rami vengono accorciati, no? E quindi probabilmente noi ce ne accorgiamo solo quando l'esperienza eccetera e la crescita della testa e così via richiederebbe invece molto di più la maturazione del nostro cervello. Quindi probabilmente quello che sta succedendo è che loro sono a un cervello immaturo che però è pronto a maturare, perché vediamo dal topo che può guarire, no? Solo che dobbiamo trovare il modo di farlo maturare. E che questo sia vero probabilmente ce lo dimostra ancora una volta gli esperimenti. C'è un esperimento che è stato fatto, non confermato per ora da nessun altro, quindi bisogna vedere se è vero, perché poi ogni tanto sbagliamo anche, ma comunque. Di fatto uno dei modi per vedere proprio la maturazione dei neuroni che viene fatto con i topolini è quello in cui si va a... Allora, se voi il topo appena nato gli tappate un occhio e lo lasciate tappato per, lui mi insegna, non mi ricordo quante settimane, due? Ah, ok. E togliete questo tappo, se lo togliete l'oscuramento in un periodo troppo tardivo, quello che succede è che il topo non imparerà mai più a vedere da quell'occhio, ovvero che per gli esseri umani, se non mettete gli occhiali in un tempo debito ai vostri figli, non vedranno mai più completamente a fuoco, bisogna prenderli nei primi 8-10 anni di vita sostanzialmente. Se fate questo esperimento, quindi con un topo normale, questo fenomeno. Sembra che se fate questo esperimento con un topo rette, in realtà anche il topo che magari ha 5, 6, 7 settimane di vita può ancora recuperare. Quindi probabilmente è proprio vero che i suoi neuroni sono immaturi, no? E che soltanto dobbiamo farli maturare. Quindi forse è quello, ma non abbiamo la risposta in verità. Avete altre domande? No, certo. No. Io ve l'ho fatto vedere solo in quella fase per velocità, ma in realtà l'esperimento è stato fatto prima, quindi se interveniamo prima, sia il maschio che la femmina non sviluppano i sintomi, o dopo, e sia il maschio che la femmina guariscono. La cosa più incredibile che per esempio la scienza non è ancora riuscita a spiegare è che però se si passa la prima volta che hanno fatto l'esperimento, hanno iniettato il farmaco per riattivare il gene normale e hanno fatto un esperimento bianco e nero, cioè sostanzialmente hanno fatto sì che il cervello passasse da senza il gene MCP2 a tutto col gene MCP2. Il giorno dopo i topi erano tutti morti. E così hanno capito che in realtà il cervello non ce la fa. Perché? Perché probabilmente il cervello che nasce senza MCP2 è talmente grave che ha inventato un modo per farcela, no? Quindi ha costruito dei sistemi, dei bypass naturali sostanzialmente per potercela fare. Ma allora il topo ci insegna che non possiamo pensare di ripassare da quella nuova situazione alla situazione normale, ma dobbiamo farlo molto lentamente, quindi bisognava dargli accenderne un pochino, poi un pochino, e così il topo è guarito, altrimenti muore. Però no, fatto in tutte le fasi, maschi e femmine. È confermato da tanti laboratori nel mondo. Sì. Sì, esatto, era quello che dicevo. Quello che si può fare, ovviamente facendo l'amniocentesi, si isola un pochettino di DNA del nascituro e si va a fare la sequenza del gene MCP2. Non c'è problema, il problema è il costo. Quindi siccome è rara e di malattie rare ne abbiamo più di 6.000,
ovviamente non viene fatto per il momento, per cui viene fatto solo su quelle famiglie che sono a rischio, però teoricamente si dovrebbe arrivare. E in verità stiamo avvicinandoci al famoso giorno, che oramai è vicinissimo, in cui tutto il nostro DNA di tutto il nostro genoma può essere sequenziato con 1000 euro. Quindi teoricamente siamo pronti a poter fare l'analisi del DNA di tutti, del bambino che deve nascere per 1000 euro e vedere, poi pensate alle conseguenze etiche di quello che sto dicendo, che è spaventosa, spaventosa. Infatti io non sto dicendo che è giusto, però teoricamente siamo pronti per capire di che malattie di quelle note può essere, quali malattie possono affliggere la persona che dovrà nascere, però sì, si può fare. Anche di un adulto, assolutamente. Ma infatti ci sono già diversi casi. Il più famoso è Watson. Watson, che è colui che ha scoperto il DNA, per cui ha preso il Nobel. Insomma, una storia un po' strana. Comunque ha voluto sequenziare il proprio genoma e sequenziando il proprio genoma ha scoperto da quale malattia è predisposto. E poi, ironia della sorte, siccome lui c'è stata una polemica con lui che sostanzialmente sosteneva che i neri erano inferiori ai bianchi, si è scoperto che il suo DNA era più vicino alla razza nera che bianca, per cui... Esatto, comunque, almeno così si dice, però si può fare a tutti, certo, però ha delle complicazioni, delle implicazioni sociali enormi, conoscere tutto, perché solo lavorativo, chi ti assume se sei un individuo che ha rischio di sviluppare un tumore a 30 anni, eccetera, quindi è veramente complicato, è un argomento complicatissimo, perché la scienza guarisce, ma ovviamente pone anche dei nuovi problemi che la società deve affrontare, chiaramente. Certo. E c'è anche questa possibilità, la datazione? No. Questo no, noi abbiamo solo dei geni che sono associati a dei tumori, questi geni per esempio ti danno una probabilità peraltro statistica, quindi non so, del 90%, eccetera, per cui poi per esempio le donne decidono di operarsi e togliersi il seno prima ancora del dovuto, ma l'età non c'è. È un'informazione importante perché uno si tiene ovviamente sotto controllo molto di più se sa di essere a rischio ovviamente. Però il problema è che quando iniziamo a guardarci a 360 gradi fa un po' paura. Sì. Comunque se nel caso della prole bianca, se si sa il numero delle piccole spalle, si può sapere se la malattia è scoperta? Per alcune malattie sì. Si può anche sapere, alcune malattie puoi sapere quanto sarà grave a seconda del difetto genetico. No, ma poi peraltro, per esempio... Per fare un esempio, c'è una leucemia che si chiama la leucemia promielocitica acuta, che è determinata da un difetto genetico e il 90% dei casi sono un tipo di difetto genetico, il 10%, no, sto, i numeri adesso li sto dando un po' sbagliati, ma comunque un numero molto inferiore, un altro difetto genetico. Oggi abbiamo perfettamente capito, e c'erano dei pazienti che, grazie alla compressione dei meccanismi molecolari, eccetera, il professor Pelliccio allo IO Milano è riuscito a trattare questi pazienti con vitamina A, quindi un dose alte di vitamina A, e questi pazienti guarivano. Ma c'era una fetta di questi pazienti che non guariva mai, e oggi abbiamo proprio capito perché sono quelli che portano quell'altro tipo di mutazione, il 10%, la minoranza, e c'è proprio tutta una ragione molecolare molto chiara adesso del perché non rispondono alla vitamina A. Quindi in questo caso l'analisi è fondamentale, perché appena arriva il paziente dici perfetto, hai questa lesione genetica, ti do vitamina A, hai questa lesione genetica, ti do chemioterapia classica perché tu alla vitamina A non risponderai mai e io perdo del tempo. Quindi in realtà tutti questi studi sono veramente, gli studi di genetica, biologia molecolare sono veramente un grosso aiuto per l'uomo, veramente grosso, perché permettono di curare più tempestivamente, fare diagnosi, fare prognosi, fa capire qual è fare terapia mirata, proprio la quella che chiamiamo quasi la medicina personalizzata. Sono altre domande? Un'ultima magari? Io una curiosità, i topolini sono veramente così simili a noi che praticamente sempre sviluppano la malattia o... Allora,
I topi red sì, il gene MCP2 veramente risponde ugualmente, però non è sempre così. Ci sono delle volte in cui, per esempio, oggi non ne ho parlato, ma noi ci occupiamo molto anche di un secondo gene che fa venire una malattia molto molto simile, che viene chiamata una variante della sindrome di Rett, e che è caratterizzata da un'epilessia fortissima, no? Queste bambine sono devastate dalle primissime settimane di vita, quindi non hanno un periodo normale, da questa fortissima epilessia. E adesso sono stati fatti i primi due topi, uno proprio in collaborazione con un gruppo di Pisa qua, e il topo non ha l'epilessia, quindi in questo lui è molto... perché il topo non è identico a noi, ovviamente noi siamo ancora più complicati, no? Quindi il topo non ha l'epilessia, la risposta può essere o che il topo in questo non ci assomiglia o che ci è sfuggito qualcosa e quegli esseri umani che noi stiamo guardando magari devono avere la mutazione in quel gene più un altro difetto che non abbiamo capito. E secondo me siamo al punto che non abbiamo ancora la risposta. Però no, non è sempre sempre identico. Va bene, allora ringraziamo di nuovo la professoressa Lanzelli. Grazie a voi, buona serata.